non c'è superficie più bella della faccia tua. Saranno i grafici, cicatrici e morsi a scriverti la biografia. Pronto chi è? Ed eccoci, ritorniamo con Visto l'imprevisto. Non ha bisogno di presentazioni il nostro Don Salvatore, che è tornato anche oggi per farci compagnia, e non ha bisogno di presentazioni, l'avete notato, Marco Ligabue. Bentrovati. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Allora, Don, questo invito così all'improvviso è stata una sorpresa per me, sicuramente lo sarà anche per chi ci sta seguendo in questo momento da casa. Com'è successo? Domenica scorsa ci siamo scambiati gli auguri di Pasqua e niente, Marco, per rispondermi a questi auguri, mi ha tra l'altro mandato il link di questo nuovo testo che ha scritto in questi giorni e anche il video l'ha girato lì in casa, poi ci racconterà un po' Marco, e io sono rimasto subito folgorato, andando dalla bellezza del testo, dal fatto che calzi a pennello su quello che stiamo vivendo, ma anche sulla speranza che crea questo testo, per cui mi è venuto spontaneo dire: Marco, ti andrebbe di essere nostro ospite a Visto l'imprevisto, perché mi pare che sei forse l'imprevisto più bello che ci poteva capitare in queste puntate. Marco. Beh, grazie davvero, Salvo, per le belle parole. Sì, guarda, io sono qua a Correggio, nella mia Emilia, e che dire, insomma, stavo sfruttando queste settimane per suonare tantissimo, c'ho sempre la mia compagna qua di fianco, la chitarra, suonare, scrivere, e poi è capitato, cioè io ho la famiglia in Sardegna, perché la mia ex donna è sarda, mia figlia quindi è cresciuta in Sardegna, io vado sempre avanti e indietro con la Sardegna, no? E sono tornato i primi di marzo proprio da mia figlia, e poi è capitato del blocco totale, del lockdown, e quindi mi sono ritrovato per più di un mese, insomma, ancora, cioè, a stare senza mia figlia. E allora ci sentiamo tutti i giorni in videochiamata, ma c'è stato proprio un giorno che lei mi stava raccontando dei suoi progetti del dopo quarantena, no? Che papà mangeremo tanti gelati, papà faremo i TikTok insieme, faremo quella challenge che mi hai promesso, insomma, mi stava elencando tutte le cose che vorrebbe fare appena finita la quarantena. A quel punto io proprio, cioè, mi si è sciolto il cuore e ho detto: no, ma io devo fargli una sorpresa. E appena ho chiuso la videochiamata, proprio di getto ho scritto una canzone e l'ho mandata al mio produttore, che l'ha arrangiata, e ho pensato a un video da realizzare qua in casa, perché ovviamente non si può uscire. Ho preso le immagini più suggestive, no, di questo periodo, dai medici, dalla gente sui balconi, no? Cioè, l'ho fatto in bianco e nero perché è un periodo per certi aspetti anche più opaco, meno colorato, no? Però un grande finale, perché il finale torna a colori proprio nelle ultime immagini con mia figlia, e perché voglio dare un grande messaggio di speranza. E l'altro giorno, martedì, così a sorpresa, senza avvisare nessuno, l'ho lanciato su Facebook, l'ho mandato a mia figlia, gli è arrivata questa sorpresa, gli brillavano gli occhi, insomma, ho cercato di fare una bella cosa in queste settimane. È un colpo di genio è stato anche l'organizzazione, la realizzazione del video. Infatti noi l'abbiamo visto, andate tutti quanti a vederlo, perché ovviamente si trova in rete, oltre che sulla sua pagina Facebook, anche su Instagram e su YouTube. Il titolo è Dentro, siamo tutti dentro a quattro mura, e quindi l'ispirazione è stata, se vogliamo, facile. Però, insomma, quello che hai ricavato tu da questa ispirazione è qualcosa di molto più grande, che ci fa sicuramente pensare. Sì, diciamo che sono partito un po' da questo gioco di parole di dentro, no? Siamo chiusi tra dentro quattro mura, però forse in queste settimane almeno io mi sto scoprendo dentro di me, una spiritualità, qualcosa di più profondo dentro di me, no? Perché, insomma, parlo per me, la vita a volte, no? C'è sempre il lavoro, mille cose da fare, no? Siamo un po' come delle palline da flipper, pa, 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 pa. E ci ricaviamo pochi momenti per stare da soli con noi stessi, per capire, insomma, veramente chi siamo, le nostre esigenze, i nostri sogni, i nostri bisogni. Io in questo mese, insomma, cioè, questo obbligo forzato mi ha messo allo specchio con l'andare a guardarmi più dentro di me, cioè, e quindi ho cercato di giocare su questo dentro le quattro mura, ma anche, cioè, andare più a scavare dentro se stessi. La 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 la
E poi volevo anche tornare con te proprio sul ritornello, perché è un'espressione che mi ha molto, molto colpito. Onestamente mi sono anche un po' emozionato quando l'ho sentito la prima volta e poi risentito nel ritornello che ripeteva le cose, no? Dentro ogni canzone, dentro ogni parola, facciamo, ti rivolge a tua figlia, che tu insegni e io ritorno a scuola. È un'espressione che mi ha rabbrividito, no? E poi aggiunge, dentro ogni sera facciamo che per sempre di te avrò cura. È un ritornello, a mio parere, mi permetto di dire, Marco, di una bellezza unica e poi che nasconde una saggezza profondissima, perché poter saper dire a una figlia facciamo che tu insegni e io torno a scuola è una cosa molto bella, credo. C'è un passaggio illuminante, non so se... Beh, guarda, ti ringrazio perché io penso che sempre... dai nostri figli, insomma, ma anche dalle altre persone, noi abbiamo sempre qualcosa da imparare. Io vedo con mia figlia, abbiamo uno scambio incredibile. E io, quando è nata lei, nei suoi passi quotidiani di crescita, cioè io imparo tante cose, imparo a tornare un po' più bambino, imparo anche ad affrontare certe cose con più leggerezza, come fa lei. Imparo mille cose, no, da seguendo mia figlia. E ho capito perché. Quello è successo, io e mia figlia, il nostro rapporto è esploso quando io ho smesso un po' di insegnarle, di essere il papà che gli fa da guida su mille aspetti così, ma l'ho lasciata più libera, no? Cioè, vedendo lei dove andava, no? I genitori ovviamente hanno il compito di educare, no? I figli, di fargli un po' di segnargli una linea, ma come tutti, come noi siamo cresciuti, ognuno deve tracciare la propria strada. E nel vedere che lei traccia la sua strada, lasciandola libera così, il nostro rapporto è esploso. Lei si confida con me su tutto, mi dice su tutto, e questa cosa qua proprio mi ha fatto imparare tante cose. È bello. Come cambiano le cose, eh? E come cambia anche il rapporto genitori-figli, e quanto siano importanti anche i nonni. In questo periodo lo stiamo scoprendo. Voglia di recuperare le piccole cose, di stringerci, di boccate d'aria fresca, sono tutte cose che desideriamo come mai prima d'ora. Ma a me è piaciuta tantissimo, speravo che non lo dicesse Don Salvo prima, quindi per fortuna ce l'ho io. Mi piace tantissimo il punto in cui tu dici i sogni fanno un gran bel rumore, alzate il volume. Bellissima, sì. Fa venire i brividi anche a me, fa emozionare. Tu alza volume, che i sogni fanno un gran bel rumore. Qui si vede come il genio dell'artista. Beh, sì, guarda, no, volevo comunque, cioè, nella canzone proprio poco prima dico, e mentre il mondo va e qualche albero cade, no? Cioè, quindi le cose non funzionano sempre come vogliamo, insomma, cioè, ci saranno sempre degli incidenti di percorso, qualcosa che non va come vogliamo. Però diciamo che i sogni, io parlo per me, i sogni sono sempre stati il carburante per vivere al meglio, proprio per riempire la propria vita, per inseguire un qualcosa di bello, per essere più bello io stesso. Quando tu insegui un sogno, sei più bello tu nei confronti degli altri, no? Perché se c'è proprio emani gioia, emani felicità, emani voglia di fare. E quindi su quello detto, cioè, il rumore dei sogni è bellissimo, e quello è un volume che proprio va alzato al massimo. Bellissimo. Vero, Don? Grazie, Marco. Sì, sì, con questa canzone veramente attivi i sogni, perché poi penso che chi come te, Marco, si porta dentro una sua bellezza, che è la capacità proprio di tornare sempre su di sé. Io ho avuto la fortuna di conoscerti di persona e ogni volta che abbiamo parlato, ci siamo confrontati, non ho mai trovato una personalità, come dire, convinta di sé, oppure che non ha nessuna voglia di apprendere, di conoscere. E poi una grande capacità di meravigliarsi sempre. Ricordo quando hai sempre ascoltato veramente così con gioia, con attenzione, anche i piccoli racconti delle cose quotidiane che magari io come prete o qui come diocesi possiamo fare. Ricordo sempre un grande, grande entusiasmo. Anche quelle volte che magari le serate sono andate un po' così, almeno rispetto a quello che io mi aspettavo, non ti ho mai visto un calo di gioia, di voglia di fare. Sei stato capace di rianimare piazze difficilissime, io lo ricordo sempre. Questo vuol dire che, insomma, nel cuore ti porti davvero il rumore bello dei tuoi sogni. È una dichiarazione, sì, d'amore paterno, eh? Lo diceva lui e lo diciamo anche noi. Sì, no, allora, le piazze le rianimiamo, poi diciamo che quando viene Salvo facciamo i matti anche fino a notte tarda, perché adesso... È vero, confermo.
No, diciamo che, guarda, a me piace molto, ad esempio, suonare nelle piazze proprio perché è inaspettata la cosa. Cioè, tanti cantanti, tanti altri artisti, le piazze le snobbano, le pensano un posto un po' di tra virgolette, a volte di serie B, no? Molti danno privilegio, non so, al teatro, a certe arene, no? A certi posti, insomma, per loro più fighi. Per me la piazza è proprio è quella che sa più di verità di tutte. Cioè, non c'è un posto più vero, perché se vai in un teatro, in un palazzetto, in un'arena, ovviamente hai il pubblico che ti acclama, ti celebra e va benissimo, per carità. Però se vai in una piazza, invece, c'è chi ti celebra, c'è chi non gliene frega niente di te, c'è chi viene lì diffidente, c'è chi viene lì solo per curiosità, chi viene lì anche solo per romperti i maroni, cioè è questa cosa qua a me fa impazzire, perché ogni sera devo conquistare, cioè è una sfida con me stesso, cioè riuscire in qualche modo a portare a casa anche gente che non mi conosce, una bella serata, un bel concerto, anche in un contesto che ogni sera è diverso e non conosco. Però l'imprevisto oggi si chiama Covid-19, come la immagini la musica dopo? I concerti, quelli che tu ami tanto, che sicuramente tanti come te amano, ritrovarsi in mezzo alla gente, come la immagini? La musica sarà in crisi? Come si risolve? Ah, guarda, è un po' difficile pensare, cioè, a parte queste settimane dove ad esempio io sto scrivendo tanto, ma questa è una fase, immagino, per tutti, chi qualsiasi musicista è a casa, immagino che suoni, scriva, faccia delle cose creative. Oramai il live è diventato il punto centrale, no, dell'attività, anche economicamente parlando, perché oramai da quando la musica è in streaming, cioè non si vendono più i dischi, no? Cioè tutti i guadagni girano tendenzialmente intorno al live. E io, per dirti, quest'anno avevo già 30-40 date fissate che dovevano partire dal 20 marzo e probabilmente, insomma, non farò niente, insomma, adesso andremo a vedere con la fase 2. È difficile immaginare, diciamo che quest'anno secondo me sarà veramente di sofferenza, perché insomma, da quello che sento io, insomma, secondo me finché non ci sarà un vaccino o una cura così proprio precisa, cioè che va a risolvere tutti i casi, secondo me ci terranno con le mascherine, distanziati, eviteranno gli assembramenti. La sensazione che ho è questa, e quindi i concerti, gli spettacoli saranno sicuramente penalizzati. Non credo tanto, ammetto, alle cose fatte a distanza, cioè, nel senso che il bello del concerto è la condivisione fisica, cioè se il concerto è l'urlo anche della gente che canta insieme, un abbraccio, uno sguardo sul palco, cioè sì, va bene, in questo periodo ce la stiamo passando, cantando, facendo delle dirette da casa, suonando da qua, da là. Anche i balconi. Dai balconi, però penso che, insomma, la magia del concerto sia quello di andarci con un amico, con un compagno, con una persona a cui vuoi bene, saltare, ballare, divertirti, riflettere. E queste cose qua le puoi fare solo fisicamente. Quindi speriamo nel vaccino, speriamo nell'immunità, speriamo nei farmaci, insomma, che ci risolvano questa situazione, perché insomma io difficilmente vedo una mia vita senza concerti. È inimmaginabile, in effetti. Un po' spaventa questo, però insomma, ecco, dobbiamo alzare il volume dei sogni e fargli fare rumore, insomma. Io sono disposto anche ad andare nei cortili, adesso dopo i balconi io posso andare nei tour dei cortili, prendo la mia acustica. Grazie per l'idea, Marco, mi sa che ti arriveranno i primi inviti già. Infatti, va bene, Don, il nostro tempo a disposizione purtroppo, ma veramente scritto grande, purtroppo è terminato. Saremmo voluti, insomma, rimanere con Marco Ligabue ancora per tanto tempo per fare queste due belle chiacchiere. E grazie, che possiamo dirti? Grazie per essere stato qui da noi, grazie per la bellissima canzone che ci hai regalato. Don, ringrazialo anche tu, perché so che vuoi farlo, l'hai già fatto. Sì. Marco, grazie di cuore. Io ti affido solo un piccolo compito, un saluto al caro Johnny, il tuo chitarrista. Il mio grande chitarrista, che ci siamo sentiti anche ieri, te lo saluto sicuramente, anche lui è tutto il giorno. Salutamelo e speriamo di vederci presto per un concerto. E dai, speriamo davvero che... Secondi, vi saluto col ritornello della canzone. Grande! Dentro ogni canzone, dentro ogni parola, facciamo che tu insegni ed io ritorno a scuola. Dentro ogni mattina e dentro ad ogni sera, facciamo che per sempre di te a procura. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grande Marco! Grazie, grazie! Grazie Marco! Grazie!